Buongiorno a tutti, siamo qui in Libreria Vita e Pensiero per i consigli di lettura per quest'estate. Avrei pensato di consigliarvi quattro libri molto belli usciti di recente sul tennis e partirei dal primo, che è questo. Un libro con un forte stampo giornalistico che racconta una delle partite, a definizione dell'autore, più belle di tutti i tempi, che narra la prima finale della Coppa Davis del 37, in cui si videro disputare il titolo un tennista tedesco aristocratico, inviso tra l'altro alla Gestapo, che giocava per la sua stessa vita, perché in realtà finché vinceva Hitler non lo poteva toccare, e un americano che era lì per rappresentare, diciamo, la libertà contro il regime. Per cui fu una partita incredibile, e il narratore ce la descrive per filo e per segno durante tutta la durata del libro. Sempre di stampo storico-giornalistico è il secondo titolo che vorrei proporvi. È Tennis di McPhee, famoso giornalista del New Yorker, e ci narra per filo e per segno la mitica partita del 1968 tra il primo tennista di colore, Arthur Ashe, e un esponente dell'America bene repubblicana di quegli anni, che è Clark Grebner. Il libro è molto bello perché lui ha rivissuto l'intera partita con i due protagonisti qualche anno dopo, rivedendo i filmati. E il libro si conclude anche con un secondo capitolo veramente delizioso, in cui c'è un'intervista e un dialogo aperto con la persona che si occupa del prato di Wimbledon da 48 anni. Il terzo consiglio che vi do è questo libro, che da un certo punto di vista non ha bisogno di introduzioni, perché stiamo parlando di David Foster Wallace, grandissimo scrittore, colui che c'è chi dice che ha rivoluzionato la letteratura americana degli ultimi anni. Questi sono due saggi che l'Inaudi ha messo insieme, due saggi scritti a 10 anni di distanza, uno su Roger Federer, famosissimo tennista svizzero, e un altro che narra un po' le vicende di un'edizione che lui ritiene mitica degli US Open. Il libro è il classico libro di David Foster Wallace, con una prosa ipnotica, parentesi su parentesi, dispersioni, metafore. È un bellissimo libro, penso che piacerà sia ai fans di Foster Wallace, sia a coloro che amano il tennis. Ed ultimo, e forse il mio preferito, se posso dirlo, Open di Andre Agassi, edito di Einaudi, e questa è la sua storia. È la storia di questo tennista che tutti quanti conosciamo, da quando ha cominciato a giocare a tennis, che era solo bambino, all'ultima partita che lui ha disputato. È incredibile perché si va a fondo in quello che può voler dire praticare uno sport a quei livelli, uno sport come il tennis, che viene considerato forse lo sport più solitario tra tutti quelli che vengono normalmente praticati. È un libro molto bello, scritto bene, lui si è fatto aiutare tra l'altro da un premio Pulitzer, però sicuramente lo sentirete anche voi, ve ne accorgerete leggendolo, c'è molto di suo, ed è un libro veramente splendido ed emozionante. Vi ringrazio molto, buon'estate e imparate a giocare a tennis.